cambiamo argomento. Il 5 maggio del 1821, esattamente 200 anni fa, moriva Napoleone Bonaparte. Generale, 1821, ho detto bene. Napoleone Bonaparte, che come tutti voi sapete, generale, imperatore francese, tanti luoghi, testimonianze del suo passaggio dall'isola di Sant'Elena per l'esilio e la morte alla Corsica e all'isola d'Elba. E all'isola d'Elba per noi è andato Massimo Tosi. Chissà se si è messo il cappello a Napoleone. Chissà se ha incontrato Napoleone. Chissà se l'ha incontrato. Tosi è capace di tutto. Sì. Tosi. Lo sappiamo. La pesca non è il mio forte, cari amici di una mattina, ma siamo all'isola d'Elba per incontrare niente po' di meno che l'imperatore Napoleone Bonaparte. Buongiorno. Buongiorno. Lei ha vissuto qua 10 mesi nel 1814. Ha dei luoghi del cuore di quest'isola? La mia residenza di campagna, Villa San Martino. Villa San Martino, so che è bellissima. Sì. Possiamo visitarla con lei? Certamente. Andiamo, venite, andiamo, prego. La seguo, imperatore. Imperatore, ma è una villa fantastica questa. So che però non ci trascorreva così tanta parte dell'anno, come mai? No, perché a me piace stare molto all'aria aperta, a cavalcare. Al fresco? Al fresco. Questa era una casa un po' caldina durante i mesi estivi, sì, sì, sì. Che peccato. Però so anche che è un nido d'amore. E infatti questo è il nodo d'amore, questo affresco. Nodo d'amore, sì. Come vedete ci sono due colombe che stringono un nastro, sì. Più si allontanano le colombe, più il nodo si stringe. E quindi l'amore si rafforza, dedicato a? A Maria Luigia. La sua consorte, ovviamente. So che però tra voi due, in questo momento, non è che le cose vadano per il meglio. In effetti è vero. Ma so che lei è stato un po' birichino, ma vediamo quella finestra che mi interessa in modo particolare. Eccellenza, lei da qui cosa scrutava esattamente? Perché là vedo la darsena. Sì, è strategico perché da qui posso controllare chi entra e chi esce dalla darsena di Porteferro. Le spie anche, vero? Sì. Anche questo è un luogo suggestivo, un teatro personale. Sì. A dire il vero è stato fortemente voluto da mia sorella, Paolina. Ah, Paolina, sì. Bene, bene. Per salutarci vedo che ci ha portato in un vero paradiso terrestre. Veniva qui a rinfrescarsi? Sì, sì, quando potevo la sera all'imbrunire scendevo perché la mia residenza, Villa dei Mulini, è qua sopra. La prego di salutare i telespettatori. Ma certo, un saluto a tutti gli ascoltatori e telespettatori dall'imperatore. Andiamo, andiamo, prego. Cappello, ma proprio tutto l'imperatore. Tutto l'imperatore. Chissà se lo troverà anche Elena De Vincenzo. Elena, dagli Uffizi di Firenze all'Isola d'Elba, insomma, va bene. Che cosa si può volere più di quel che fai tu? Avete ragione, forse Napoleone sta ancora dormendo, ma noi siamo nel giardino della sua abitazione, quella considerata la casa. Avete visto nel servizio la villa di campagna, questa è la casa di città. In questo giardino si dice che Napoleone trascorresse molte notti insonni. E anche qui guardate il panorama, che non è solo bellissimo, è chiaro, ma era anche un punto da dove lui poteva vedere chiunque arrivasse qui all'Elba, a Portoferraio, dove Napoleone è rimasto in esilio per 10 mesi, ma i suoi segni sono evidenti. Oggi per l'isola è una giornata davvero molto importante, non solo perché dà il via alle celebrazioni napoleoniche, ma perché anche in qualche modo segna una ripartenza, visto che stiamo guardando verso l'estate. Allo studio. Ci vediamo alle 9 con te, Elena, quindi non ti muovere da lì.